Buongiorno carissimi amici di Realtin TV, abbiamo il piacere di ospitare Salvatore Coccoluto. Buongiorno Salvatore, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito. Ecco, Salvatore è qui per presentarci questo suo libro, Franco Califano, Non escludo il ritorno, per Diarcos Editore. Passo la linea alla nostra splendida Giusy. Buongiorno Giusy, benvenuta. Grazie direttore, buongiorno a lei, benvenuto Salvatore, un piacere averti qui con noi. Grazie, il piacere è mio Giusy, grazie. Allora Salvatore, sei uno scrittore, un saggista, un critico musicale, hai scritto per diverse testate giornalistiche, sei anche autore di numerosi libri di carattere musicale, da oltre 10 anni racconti storie di musica sul tuo blog salvatorecoccoluto.com, però oggi appunto parleremo di questo, ecco, lo faccio vedere, lo ripeto, Franco Califano, Non escludo il ritorno, di Arcos Editore, collana Ritmi. Ovviamente si parla del califfo, questo è chiarissimo, però Salvatore mi è piaciuto leggere questo tuo libro perché effettivamente si dà, come dire, risalto a quello che del califfo è la parte artistica, la parte appunto legata a tutto quello che ha fatto nel mondo della musica, dell'arte, con anche quello che è legato poi alla sua vita, però credo che tu abbia voluto appunto incentrare il libro su questo perché troppo spesso quando si parla di Franco Califano si parla della sua vita, dei suoi eccessi, di tutto quello che è stato un po' il suo essere un uomo libero, e ci sta perché comunque la sua vita è stata sicuramente anche un po' leggendaria, se così vogliamo dire. Però questo ha creato magari anche un pregiudizio, sei d'accordo? Sono d'accordo, sono d'accordo. Allora, il mio intento nel libro era proprio quello che hai colto tu benissimo, era quello di mettere in primo piano il Franco Califano artista, Franco Califano poeta, colui che ha scritto migliaia di canzoni e centinaia veramente di successi, non solo per sé, ma anche per altri artisti. E di fare quello che lui aveva chiesto quando era in vita. Quando era in vita lui diceva sempre: mi piacerebbe che il Franco Califano artista mettesse la freccia e sorpassasse il Franco Califano personaggio, perché troppo spesso, diciamo, è all'onore delle cronache e anche spesso anche in tante trasmissioni televisive è passato più il personaggio Califano che il poeta che ha scritto canzoni memorabili. E quindi con questo libro ho cercato di mettere in primo piano l'arte di Franco Califano, la poesia di Franco Califano, e senza, ovviamente non si può prescindere dal suo vissuto, che è stato un vissuto molto duro e anche molto, diciamo, Califano era un uomo libero e questa sua libertà l'ha pagata in un certo senso, non ha mai, ha sempre ammesso gli errori, i suoi errori, certe volte però ha pagato per errori che non aveva commesso, e questo anche poi gli è stato, diciamo, la giustizia gliel'ha riconosciuto, l'opinione pubblica, la certa stampa per anni non gliel'ha riconosciuta questa cosa, perché quando è stato assolto dai diversi processi per non aver commesso il fatto, c'è stato un po' il silenzio su questa sua assoluzione. Quindi, insomma, Califano è stato un uomo libero e va rimesso in un certo senso nel giusto, nella giusta posizione, in quella che gli spetta nel panorama dei grandi artisti italiani, dei grandi poeti italiani, che sono De Gregori, poeti della canzone, sempre intendo, quindi certo. Che sono De Gregori, De André, Guccini, Rino Gaeta, c'è anche Califano tra di loro. Come appunto è giusto che sia, poi è stato anche un grande cantore dei sentimenti, è stato comunque, come dicevi tu, un autore incredibile, ma ricordiamo appunto anche i nomi che sono poi che girano intorno alla sua storia: Mia Martini, Mina, Vanoni, quindi parliamo anche di appunto brani indimenticabili. Ecco, tu dicevi un uomo libero, è a volte la libertà spaventa, no? La libertà non piace tante volte, no, no. Quindi va
va scontata spesso. Ecco, all'inizio del libro, o meglio, no, scusami, nella quarta, libertà e solitudine sono una cosa sola. Ecco, questo è una cosa molto vera, secondo me. Lui questa l'ha pagata, ma era felice quest'uomo? Secondo me lui è stato felice perché ha comunque fatto la vita che ha voluto, ha vissuto la vita, una vita da uomo libero, da persona che non, senza vincoli, senza, come diceva anche il suo libro, senza manette. Quindi, cioè, che c'è il suo libro autobiografico, quello che scrisse lui insieme a Pierluigi Diaco tanti anni fa, proprio ne parlava di questo suo questo senza manette. C'era sia il riferimento ai suoi guai giudiziari, ma anche un riferimento al suo modo di vivere, senza costrizioni, senza paletti. A cui veramente per mettergli dei paletti l'hanno dovuto fermare con dei processi, con delle accuse false. Insomma, lui era un uomo libero, questo sicuramente ha vissuto da uomo libero. Poi, se magari gli sia mancata diciamo una stabilità anche negli ultimi anni della sua vita, una stabilità più che altro affettiva, una stabilità amorosa, questo, diciamo, dalle interviste che ha rilasciato sicuramente, e da qualche confidenza a qualche amico, sicuramente con il passare degli anni avrebbe voluto un pochino più di quiete da questo punto di vista, però la sua vita l'ha vissuta appieno e l'ha vissuta come l'ha voluta vivere, senza lasciare nulla di, diciamo, di come dire, di, non di intentato, ma nulla in sospeso, ecco. Nulla in sospeso. Esatto, cioè vissuta poi tutta d'un fiato, no? Tutta proprio così, di petto, per così dire, no? Certo. Questo è anche a livello emozionale, chiaramente. Certo, e poi credo che sia pure questa cosa che abbia indispettito tante persone, no? Lui non ha mai nascosto il suo essere, cioè quando era nel pieno del successo, lui non ha mai nascosto anche il suo fatto di avere del denaro, di girare con belle macchine, sempre accompagnato da donne bellissime, e quindi ciò gli ha attirato tantissime invidie. Ma con questo non voglio dire che lui fosse un santo, perché anche lui l'ha sempre detto di non essere un santo, però non era un delinquente come lo volevano far passare a un certo punto della sua vita. Era anche una persona vita. Generosa, Salvatore, molto, ben voluta. Molto, molto, e dai racconti sia dei suoi amici, i suoi amici più intimi, i suoi amici più stretti, che dicono, che possono testimoniare della sua generosità, ma a delle donne che ha avuto al suo fianco, che hanno sempre detto di quanto fosse gentleman, quanto fosse una persona veramente generosa con tutti e con tutte. Quindi diciamo che non gli si può rimproverare nulla da questo punto di vista. Veramente sfido chiunque a parlarne male da questo punto di vista. Ecco, ci sono tanti amici, tra l'altro, che anche oggi ne parlano sempre proprio per, come dire, sottolineare chi era veramente quest'uomo, se c'è ancora da rivalutarlo, nel senso proprio è una cosa che sentono di fare, proprio di ricordare chi era questa persona. Qui ci sono anche delle testimonianze, comunque tu hai raccolto appunto Antonello Mazzeo, che è il presidente della Trust Ollus Franco Califano, che è l'amico di una vita, e non solo amico di una vita, ma anche collaboratore di Franco Califano per tutta la vita, da quando si sono conosciuti fino all'ultimo giorno della sua vita. Quindi, e poi c'è un'intervista alla sua assistente, Donatella Diana, e poi intervista al maestro Alberto Laurenti, che ha collaborato con lui fino agli ultimi anni della sua vita, ma anche con vecchi collaboratori. Ho voluto sentire come Frank Del Giudice,
che ha scritto le musiche di tutto il resto di noi, insomma, parliamo di artisti che hanno dato tanto anche a Franco Califano, e lui gli ha dato di conseguenza, perché gli ha dato delle grandi possibilità di emergere. Ricordiamoci che Califano è stato anche talent scout e ha scoperto i ricchi e poveri, ma ha scoperto anche tanti altri artisti, e anche lì, se tu parli con i ricchi e poveri, parlano sempre di un Califano generoso, di una persona che non si risparmiava per nessuno. Quindi diciamo che non si può che parlare bene di Franco Califano come uomo, e poi come artista è ormai scolpito nella storia. Io ricordo sempre un album fantastico che ha scritto per Mina, su musiche di Carlo Pes, si chiama Amanti di Valore. Non è un album molto commerciale, ma è un album che è veramente straordinario, è stato arrangiato da Pino Presti con la collaborazione di Carlo Pes, ed è un album da ascoltare, è un album pop ma che contiene tante sfumature di diversi generi musicali, e poi c'è la poesia di Franco Califano che emerge, che è riconoscibile proprio nelle parole che canta Mina in quell'album. Quindi insomma invito ad ascoltarlo, ecco. Assolutamente sì. Ecco Salvatore, parlando anche di artisti, citi il legame che c'era anche fraterno con Luigi Tenco, per esempio. Assolutamente. O con Piero Ciampi, quindi anche sì. Questi legami, diciamo, no? Sì, anche questi. Franco Califano l'ha detto in più occasioni, che Tenco, la notte in cui poi morì, prima di togliersi la vita, lo cercò, gli lasciò un messaggio ma non lo trovò in albergo, quindi a lui rimase questa, diciamo, questo rammarico di non aver letto in tempo poi il messaggio che gli aveva lasciato Tenco. Anche questa fu un'amicizia importante, ecco, non pubblicizzata tantissimo, infatti Califano ne parlò dopo tanti anni, questa vicenda, diciamo, no? Però c'è un legame forte, come anche con Piero Ciampi, con altri artisti di quell'epoca, insomma. Senti, ovviamente le donne sono, come dire, un punto importante della sua storia. Cioè, va detto, lui piaceva tantissimo alle donne, lui creava proprio del fanatismo, cioè davvero, ci sono stati gli anni d'oro che lui davvero creava proprio del vero e proprio fanatismo. Ecco, ma si è mai innamorato quest'uomo? Ha avuto delle storie più importanti, ma si è veramente mai innamorato? Ma io credo di sì che si sia innamorato. Adesso non voglio fare dei nomi, anche se lui ha dichiarato che, per esempio, il suo amore per Mita Medici, che era un amore vero, immagino anche per la sua prima moglie, anche se era giovanissimo, Rita Di Tommaso, quindi da cui è nata anche una figlia dal matrimonio. Da quel matrimonio, quindi immagino che l'abbia fatto nonostante, diciamo, l'età. Lui era appena di 18enne, insomma 18-19 anni quando iniziò questa relazione che arrivò anche al matrimonio, sfociò anche in un matrimonio. Io penso che sia stato innamorato. Comunque Mita Medici viene sempre citata poi da Califano anche negli ultimi anni della sua vita come una delle donne che lui ha amato particolarmente, e anzi lui un po' si rammarica di averla in un certo senso tradita, di aver tradito la sua fiducia, ecco, in questo senso, non averla trattata bene. Certo. Perché comunque, ti ripeto, tutte le donne che sono state con Franco Califano, che hanno avuto rapporti brevi, rapporti lunghi, ne hanno sempre parlato molto bene. Quindi l'unico neo che si può trovare a Califano è proprio quello magari dell'infedeltà, di non riuscire a stare con una donna più di un determinato periodo, perché lui, per quanto fosse, diciamo, sincero e libero, alla fine non riusciva a portare avanti a rimanere un rapporto duraturo, sì, stabile, diciamo, vogliamo così. Dire così, ecco, chiaramente. Ecco.
Senti Salvatore, qui non manca veramente nulla, ci sono tantissimi spunti, per esempio Califano e il cinema, però ecco, direi qualcosa su Califano e la politica, nel senso anche in questo ambito, poi sai, in Italia a noi piace fare sempre le fazioni, no? Lui Certo, ha ma ricevuto, ecco, degli epiteti anche, è stato bollato a volte come sì, fascista. è stato bollato come fascista, ma sempre perché in Italia giochiamo sempre a fare la squadra, le squadre di calcio. Noi siamo Esatto, sì. una nazione fondata sul pallone in un certo Sì, senso, ma esatto. quindi ci stanno i tifosi da una parte, i tifosi dall'altra, e quindi se non sei, se non ti dichiari di sinistra, allora sei fascista. Invece Califano l'ha sempre detto di avere, idee di destra, ma aveva amici sia a destra che a sinistra. Era molto amico con Bettino Craxi, non l'ha mai nascosto, non l'ha mai nascosto e l'ha sempre dichiarato che è stato proprio Craxi a farlo uscire, dal carcere quando a un certo punto a fargli dare i domiciliari quando lui continuava a professarsi innocente e non riusciva a farsi sentire, comunque grazie a Craxi riuscì ad ottenere i domiciliari. Quindi è stato, ha avuto veramente, addirittura si è presentato con i socialdemocratici alle elezioni nel 1992, mi pare fosse. Quindi, insomma, ecco, etichettarlo come fascista mi sembra un po' estrema come posizione. Magari come lui stesso ha ammesso, uomo di destra, ma essere di destra non vuol dire essere fascista. Mi sembra Questo è il grande equivoco, insomma, che c'è che si sempre possa nel in nostro. democrazia, credo sia lecito, possa poter essere di destra come di sinistra, quindi Di no, sinistra, credo sia una. assolutamente, Sta assolutamente. diventando una cosa non lecita, credo che Si ci può sia qualcosa che dire. non va. Certo, si può essere di destra senza essere fascisti, come si può essere di sinistra senza essere comunisti, come Esatto. ormai io penso che siano, a parte oggi come oggi, siano proprio etichette. Forse va ribadito, Salvatore, perché Sì, sì, sì. viviamo tempi difficili. Ecco, quindi Assolutamente. parliamo appunto, abbiamo citato gli arresti, che sono due tra l'altro, uno nel Sì, 1970 e sì. uno nell'83, i suoi eccessi ovviamente, le Eccessi. sostanze, tutto quello che è stato la sua vita, quindi qui non manca niente. C'è anche un po' della sua infanzia, un po' di quello che è la sua storia, il padre, quindi tutto ciò che è l'infanzia, il collegio, Il quindi collegio. anche... Ecco, questo collegio, c'è cioè un'infanzia anche un po' difficile. Sì, ma infatti lui parlava del collegio come una grossa scuola di vita, insomma, da cui era anche fuggito poi, no? Perché comunque la sua infanzia era stata molto dura e l'aveva anche raccontato nelle canzoni. Poi il papà morto molto giù quando lui era molto giovane, anche questa una grande ferita. Comunque lui era molto attaccato al padre, e quindi il fatto che appena diciottenne rimanere senza il padre per lui fu un grosso colpo, sì. Quindi insomma, c'è tanto da una vita scoprire. Ha avuto veramente piena, una vita piena, una diciamo. vita Una vita piena, hai detto piena. benissimo, una vita piena, tutta da scoprire, e diciamo che in questo periodo ha fatto un gran lavoro, come dicevo, uno dei suoi grandi amici, come Antonello Mazzeo, anche con la fiction, il film che è uscito con Leo Gasman, cercando di raccontare, ovviamente per raccontare la vita di Califano non basta un'ora e mezza di film, eh. Cioè, servirebbe una serie da 12 puntate, io penso, perché se uno volesse approfondire, ma solo parlare, io invito anche ad accogliere informazioni anche del suo vissuto, di quello che ha vissuto anche durante i processi, perché comunque, insomma, lui si è ritrovato alla sbarra con accuse infamanti di far parte della nuova camorra organizzata e si è dovuto difendere da accuse di questo tipo. Andrebbe veramente recuperati tutti i verbali dei suoi interrogatori, dei processi, proprio per capire quello che ha dovuto subire e quanto
ha dovuto difendersi, quanto ha dovuto lottare per non essere distrutto da quelle accuse che ti lasciano comunque il segno. Questo è un paese dove purtroppo quando si bersaglia qualcuno poi si diventa molto insistente, è molto infatti pesanti. Poi quello è successo, ma in quegli anni io non penso che fosse una questione di politica quanto più una questione di legata all'ambiente. Comunque Califano non ha mai negato di essere amico di Francis Tudatello, però ovviamente non c'entrava nulla con ciò che la vita che faceva Tudatello. Però quindi secondo me è stato un po' stato tirato in mezzo da gente che aveva a che fare con Tudatello, che aveva avuto in passato degli screzi con Tudatello, e quindi gli hanno fatto pagare anche un po' il suo modo di vivere un po' sopra le righe, il suo modo erano anni un po' diversi, questo essere un po' libero, così libero non dava molto fastidio, creava invidia, sì. Ma era ritenuto pericoloso perché poteva ispirare altri, quindi è più che un discorso legato a questo, il suo bersagliarlo, non un discorso politico, è legato al suo essere libero, no, era così. E poi quello che è successo, quella la cosa che lascia un po' di rammarico anche nelle persone che gli sono state vicino, è che ovviamente giustamente quando sono stati assolti, è stato assolto Enzo Tortora, dopo anni i magistrati e le persone, gli accusatori di Tortora, anche il pubblico ministero che l'aveva accusato, si è scusato con lui. Con Califano invece non si è scusato nessuno, perché come diceva lui, ho la faccia da colpevole, quindi alla fine giustamente si sono scusati con Tortora per l'errore, ma nessuno si è mai scusato con Califano per l'errore, perché lui comunque non gli è stata mai perdonata questa troppa libertà con cui ha vissuto, eh. Dava fastidio, Salvatore. Dava fastidio. C'è stato, diciamo, un periodo anche un po' di oblio nei suoi confronti, nella sua arte. Fortunatamente questo poi invece è cambiato. Noi speriamo, anzi, anche grazie alla lettura di questo tuo libro, che si possa parlare appunto di Franco Califano, prima di tutto come artista. E poi se c'è da appunto capire che sono stati fatti degli errori, è giusto dirlo, quindi questo anche per riaccettare quello che sono state poi le difficoltà in vita, magari semplicemente gratuite, che non doveva avere. Però ti dirò, Giussi, che secondo me adesso Califano è completamente riabilitato ormai da tempo e riconosciuto nella sua grandezza artistica. Adesso sì. Forse quando era in vita no, quando era in vita ancora c'era chi storceva il naso, invece adesso meglio tardi che mai. Mi dispiace che non ha potuto vederlo, perché sicuramente comunque sarebbe stata una gioia giusta che dovrebbe insomma aver avuto, però avrebbe meritato, meglio tardi che mai. Senti Salvatore, stai scrivendo qualcosa di nuovo di cui vuoi darci anticipazioni, qualche nuovo progetto? Guarda, ho qualche idea, però non sto, siccome sto lavorando a un progetto molto grande, che è quello della paternità, diciamo. Sono diventato papà da poco tempo, e quindi sto seguendo tanto mia figlia, sto scrivendo, però non anticipo nulla per scaramanzia, anche per non creare l'aspettativa dietro magari un testo, però sì, sto scrivendo sicuramente. Ci sta, ma noi siamo contenti di sapere che sei comunque al lavoro, quindi sei sempre il benvenuto, sì. Ti aspettiamo, intanto è stato un piacere averti qui con noi e leggerti. Grazie mille, grazie veramente.
Grazie a te, voglio consigliare ovviamente a tutti i nostri amici a casa l'acquisto e la lettura di Franco Califano, Non escludo il ritorno, per Viarcos Editore, collana Ritmi, per Rialto in TV, Salvatore Coccoluto. Grazie Salvatore, alla prossima. Grazie, ciao, alla prossima.